film che è stato a Venezia, alla giornata degli autori, e anche vinto dei premi a Venezia. E abbiamo vinto. Avete vinto i premi. Non abbiamo ancora capito che ci sembrava un salsa. Salsa tu li sai, perché tu li hai ritirati, i premi li hai ritirati. No, abbiamo vinto... Ondina ha vinto il premio Fedeora, migliore relazione, del festival, sì. Però anche il festival ha vinto la miglior scoperta, sì, 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 delle giornate di luce. Benissimo. Senti Carlo, ci presenti anche gli sì, altri? Sì, certo. Chiara Barzini, Carlo Salza sceneggiatori e Tommaso Bertani produttore. Allora, cominciamo subito a parlare del film. No, andiamo al sodo. Che cosa volevi, che cos'è Arianna, che cosa volevi raccontare? Dunque, ma è necessario questo microfono? Sì, forse no, perché non ho finto. Scusate, ho fatto un tagliere. Il suono del film, forse possiamo cominciare a parlare. Parliamo del film, di quanto fosse buono il suono del film, lo direte da questo. Assolutamente. Dunque, questo film innanzitutto è stato un processo lungo, ovviamente, come spesso penso per le opere prime, questo magari forse è stato anche più lungo del solito, per varie vicissitudini, per varie motivazioni personali, intrinseche, estrinseche, per varie cose. Affrontiamo poi il piano, immagino, sì. Però di certo c'era una necessità di raccontare una storia che, diciamo, poi ha preso forma nel film che abbiamo visto, che viene da altre riflessioni antecedenti. Se tu dovessi fare il cosiddetto pitch, che cos'è Arianna? Che storia è? La storia di un... per me è da una parte la storia della relazione tra, diciamo, il potere e la normalità, ok? Quindi come viene affrontato la normale, diciamo, in alcuni... insomma, diciamo dalla società contemporanea, ma poi nel caso specifico come affrontato l'ermafrodita, come caso in cui si colga in flagrante, diciamo, l'atteggiamento... Un'anomalia. Sì, l'atteggiamento, diciamo, sì, di come viene poi normalizzato chi non rientra, diciamo, da una parte. E dall'altra la riflessione, diciamo, più personale su come io mi relazionavo a me stesso crescendo rispetto alla mia identità e come questa identità poi si sia formata nel tempo e, diciamo, nel periodo di formazione, quando ero più piccolo, mi sono spesso posto domande, l'ho detto varie volte, però è la verità, scaturite da alcuni sogni, cui sognavo di essere una donna e che mi hanno lasciato questo seme che poi ho provato ad investigare, prima attraverso una ricerca pura, cioè quindi non soltanto attraverso la lettura, eccetera, poi conoscendo delle persone intersessuali in America, quando ho vissuto in America, volendo fare un documentario su questo tema, che poi ho abbandonato, e poi da tutta questa serie, diciamo, di riflessioni, di esperienze, girare un film in Italia, nel mio paese, quindi scrivendolo, quindi con loro, poi c'è stato tutto un processo di vera e propria scrittura, molto lunga, perché poi appunto produttivamente non è stato facile trovare sempre, insomma, i soldi all'inizio, e quindi questo ha implicato una riflessione costante sull'oggetto, perché chiaramente... passando il tempo tu cambi, anche cambi come persona, e quindi cambiano i tuoi interessi, quindi la storia la devi sempre vedere in una maniera nuova finché non si cristallizza. Senti, prima del punto di arrivare al processo di scrittura, tu hai incontrato un'Arianna sulla tua strada? Sì, varie ne ho incontrate, diciamo. Un'Arianna in particolare, cioè nel senso che a cui è dedicato anche il film? Sì, giusto? Certo, anche se poi appunto la storia non è quella di Arianna, certo. Assolutamente, però è stata, diciamo, una fonte di ma sia proprio una fonte, diciamo, umana di condivisione da parte sua, e anche una motivazione personale nel momento in cui l'ho incontrata a fare questo film, e ci ha aiutato, diciamo, questa esperienza ci ha aiutato in tanti casi proprio nella scrittura a individuare i nodi fondamentali, diciamo. Yeah. Ovviamente la tesi di partenza, almeno per quanto mi riguarda, essendo la relazione tra la normalità e il potere, era già diverso, perché volevo, cioè ci doveva essere un atto coercitivo, doveva essere intervenuto, diciamo, in un certo senso il sistema sulla persona, modificandone appunto l'identità, poi l'identità, e quindi di conseguenza tutto ciò che questo comporta, il piacere e via dicendo.
e quindi ci sembrava che questa fosse forse una delle cose che... Non era operata, le prime forse le primissime addirittura, ecco, non era operata. Poi l'arco di tipo 20 anni, quindi è totalmente un altro film. Esatto, quindi immagina, siamo partiti da una storia che era nell'arco di 20 anni, poi alla fine è nell'arco di... Di solito le sceneggiatrici donne, se vengono chiamate in corso, è perché c'è un personaggio femminile, ci sono delle tematiche che... Quindi insomma, mi sembra di ricordare che la prima telefonata fu di questo genere. Però erano sempre... Una telefonata di genere. Poi però appunto in realtà poi abbiamo lavorato su una stesura che poi si è... completamente persa, ambientata da un'altra parte, un albergo a 5 stelle. La gestazione è lunghissima. Sì, lunghissima. Perché la stesura forse... Però insomma, sicuramente quello che è successo è stato di luogo di spolpare in lungo e largo i temi e anche di arrivare anche sempre di più al nocciolo anche di quello che Carlo voleva raccontare, perché poi finché c'è tanta libertà, un presunto budget normale, eccetera, è anche più difficile, perché dici, beh certo, potrei prendere questa tangente, potrei prendere quello, invece poi quando si è arrivati all'essenza comunque sono rimaste delle cose che hanno aiutato, cioè secondo me hanno aiutato anche a far uscire veramente la storia che uno voleva veramente raccontare. Quindi mi state dicendo che comunque il budget si è ridotto progressivamente. Ma sai, quando inizi penso che tu non hai proprio idea, pensi, ah, se mi fanno un film un milione di euro, un milione e mezzo, poi alla fine 300.000 euro e quindi ti adegui. Però se il vostro film ha trovato comunque il finanziamento del MIBA, che è stato riconosciuto, e poi sono entrati anche le Cinepelecom. Quindi... Ma dopo, sì, ma i soldi sono venuti dal MIBA, completamente dal tax credit, dai soldi da Tommaso, che ha investito dei soldi suoi, e da lavori, cose, insomma è stato un mix di cose. E poi successivamente è entrata Rai Cinema e dopo ancora Rai.com. Fondina l'abbiamo trovata dopo anche lì vari anni di ricerca, appunto avevamo trovato una persona che poi nel frattempo era troppo grande per fare il film quando eravamo pronti a girare, e quindi abbiamo, alla fine insomma era difficile decidere, io non mi decidevo, poi Tommaso ha visto i provini di Ondina, Riccardo, loro abbastanza convinti così. In effetti quando mi è stata presentata da Barbara Melega, che era insomma, la casting director che ci aiutava, mi ha detto, guarda Carlo, tu l'attrice tanto te la trovi, sei indeciso, qui io c'è la figlia del mio amico che secondo me è adatta a questo ruolo, perché non la conosci? E ce l'ha presentata, l'ha portata a studio, l'ho conosciuta, abbiamo fatto un provino, poi appunto lei non aveva fatto l'attrice, io non ho fatto un film, c'è stata una scommessa reciproca su questa cosa, però alla fine ce la siamo cavata, insomma. Perché lei è la figlia di Jacopo Quadri, il montatore, e sì, la nipote di Franco Quadri, di periodo di età. E nella vita non avrebbe mai, non voleva fare, vuole fare l'attrice. Ma adesso credo di sì, no? Mi sembra che adesso abbia fatto un altro film in Svizzera e sta facendo molto teatro. E quindi hai deciso il suo destino. Sì, ma abbiamo riscritto molto sul set, anche perché appunto dato che erano molte prime stesure, come ha detto lui, alla fine ci siamo ritrovati 3 mesi prima di iniziare a fare il film senza avere una sceneggiatura, nonostante ci avessimo lavorato da 6 anni. Perché appunto poi i mezzi produttivi, i registi erano totalmente cambiati, quindi bisognava costruire un film con quei paletti, quindi dei coglioni sostanzialmente, e quindi ci siamo messi a farlo io, Chiara e Carla in quei 2 mesi, il più velocemente possibile tra una cosa e l'altra, così, però ovviamente c'erano delle cose che ancora mancavano, e soprattutto c'erano degli attori che non si erano mai confrontati su questa cosa, c'eravamo noi che non ci eravamo mai confrontati con loro, c'era Carlo che ancora non sapeva chi funzionasse di più e chi funzionasse di meno, e quindi la cosa che si è cercato di fare è stata, a mano che il film procedeva, e lì c'è stata la fortuna di poterlo girare più o meno in maniera lineare, cronologica, e soprattutto nello stesso location, di capire che c'era
qualcosa che chiamava più spazio, qualcosa che ne chiamava meno, un piccolo ruolo che poteva diventare grande perché raccontava qualcosa del film, e quindi insomma... Per esempio quale era? Il ruolo di Corrado, di Arduino, lo zio. È un personaggio... Lo zio nella sceneggiatura iniziale ha una battuta, praticamente, porta le... Ed era balbuzzente sin dalle... Sì, è balbuzzente. Fin da piccolo. Ma voi l'avete voluto così? Cioè, sì, sì. Ma quindi l'avevate pensato come un personaggio così? No, 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 è nato all'accordato. Sì, un ok, piccolo. D'accordo, però volevate un personaggio un po' eccentrico. No, già. Non era così importante questo Arduino, cioè semplicemente... Lui doveva partire e balbettare. È nato così. Balbettare. No, non doveva balbettare. Anzi, è stato il fatto che lui balbettasse che ha fatto crescere l'uomo. Cioè, sostanzialmente c'era quest'uomo che doveva avere una posa e avevamo pensato a una persona che chiedeva 800 euro, che era più o meno il budget che noi davamo alla protagonista. Quindi abbiamo pensato, forse quest'uomo deve dire... Ciao Arianna, come va? Non è caso che si prenda 800 euro. Chi possiamo pensare? Corrado. Quando Corrado è arrivato, ha buttato se stesso dentro la storia e ha raccontato con le sue incertezze, con la sua così, con il suo essere la nemesi di Popolizio in qualche modo, no? Che poteva essere il tramite migliore per raccontare tutto ciò che Popolizio non diceva. E quindi per una volta si è creata una narrazione attorno. Per me, oltre ad avere una storia che si dipana, che quindi va e si costruisce, si diciamo, risolve in un certo senso, questo è un film anche abbastanza tematico, no? A tema, per cui molte delle cose che succedono in questo film, per quanto mi riguarda, sarebbero potute succedere in maniera anche molto più distaccata e anche in maniera meno organica, ok? Per assurdo, perché tanto quello che succede agli ermafroditi nel corso della loro vita, ci sono dei nodi che tornano sempre, e questi nodi noi abbiamo cercato di metterli nel film, anche forzando a volte qui e lì la mano, perché per me questa non è una forzatura, ma a me piace, cioè, anzi la spiegami meglio, cioè essendo un film che tratta di un argomento che è, diciamo, l'intersessualità, l'ermafroditismo, con tutte le sfaccettature che si porta dietro, ci sono delle cose che succedono a degli ermafroditi che sono quello, non so, il confronto con i medici di sicuro, la morbosità medica che ritorna, poi ci sono la scoperta della propria sessualità attraverso o meno il proprio corpo, il rapporto, eccetera, c'è ovviamente le domande mancate con i genitori, c'è l'indagine proprio spicciola che noi magari raccontiamo attraverso il libro di anatomia, eccetera, c'è la volontà a non scoprire, a non volere sapere la verità fino a che non ci è messa davanti agli occhi, fino a tarda età, gente che scopre a 25-26 anni che non va su internet fino al giorno in cui i genitori gli dicono sì, vabbè, era così, e loro vanno di là. Che è un po' la cosa anche, cioè, della lettera, cioè lei legge la lettera, non lo vuoi sapere, e non lo vuole sapere, cioè non succede, non chiede, non lo vuoi sapere, cioè okay. Tutto gioca ad una costruzione che si stratifica e che però non porta immediatamente all'intuizione, perché c'è una voglia di non voler sapere la verità, perché comunque è traumatica, è dolorosa. Quando questa cosa succede, vabbè, c'è uno strappo, ci sta ovviamente un confronto o meno con i genitori, un distacco, un perdono, insomma, però queste cose ci sono. E quindi il fatto, questo per quanto riguarda, diciamo, quello che succede nei punti nodali del film. Poi, per quanto riguarda l'inizio, c'era, secondo me, la volontà di dire guardate che c'è un'aderenza, ma anche se uno vedesse un indizio rispetto, anche vago, perché poi ovviamente ci siamo posti anche il problema che forse le persone avrebbero saputo il tema del film, certo. E quindi giocare era anche sminuire, se avessimo fatto un thriller che rivela tutto alla fine, sarebbe stato anche sminuente nei confronti del pubblico, del tema, della delicatezza della cosa. Quindi l'abbiamo dichiarato in maniera, diciamo, con una citazione a Middlesex, con, diciamo, un omaggio e nulla. E poi c'erano vari film, appunto, Picnic Hanging Rock, che lo dichiarano, insomma, sono vari.
Carlito Suei, ci sono film in cui questa cosa avviene all'inizio, poi però ti aderisci a parte. Cioè, nel senso che l'empatia che dovevamo ricercare sul personaggio è un'empatia relativa al percorso più che alla rivelazione, no? Quindi un minimo gioco d'anticipo, cioè, dare un'informazione in più forse poteva anche aiutare l'empatia nei confronti di questo percorso. Quindi non avevamo paura che non ci fosse il colpo di scena, perché tanto se uno voleva vedere il colpo di scena va sbagliato il film. Poi si vaccina avendo letto almeno la trama, no? Esatto. Soprattutto in questo caso, il fatto che vanno a vederlo sanno già di fare. Esatto, si sono formati.